Eccoci qua, sono qui sotto i miei portici, sono tornata, adesso ho il bastoncino dalla parte sbagliata, però va bene. Robby Arte saluto e io saluto tanto Robby Arte, guarda, adesso lo spiego a te perché tu mi puoi capire. Ho lasciato a casa il bastoncino, quello giusto, ho preso quello sbagliato che era qua. Perché quando mi sono accorta la certosa non volevo tornare a casa a fare tutto l'allambico. Quindi sono qua con la mano sinistra tutta incavalata, però va bene. Per oggi mi prenderete così come sono. Non è perfetto, la visuale, però va bene. Allora, intanto vedo che siete tanti, vi saluto tanto. Allora, bentornati. Spero che la Befana vi abbia fatto dei bei regali, vi abbia portato delle belle calzette piene di dolciumi. Io sono stata premiata, sono contenta come sempre. Cosa vi devo dire? Ah, vi dico subito, prima cosa, visto che me l'avete chiesto in diversi, io non ho vinto i 5 milioni. Li hanno vinti a Bologna, ma non sono stata io, anche perché era molto difficile che lo potessi fare. Non lo compro il biglietto della lotteria. Sono un'italiana anomala, va bene, però sono contenta perché è andata in un quartiere popolare, molto popolare, dove io ho vissuto quando ero bambina, quindi sì, con la Casa del Popolo Corazza, con la Sala Sirenella, insomma un quartiere che amo molto. Ecco, San Donato, poi mi sono andata verso il Pilastro, ma è sempre lì siamo, e ho stata con la mia nonna, è un quartiere di gente giusta. Bene, sono contenta che l'abbiano vinto lì, sono contenta che l'abbiano vinto a Bologna e non solo quello perché ce ne sono stati diversi a Bologna, però va bene, è cominciato l'anno molto bene qui da noi, benissimo anche proprio solo per quello. Poi cosa vi dico? Vi dico che oggi è un freddo birichino, però è normale, siamo a gennaio. Però ho sentito stamattina la radio che dicevano che da domani torna il sole, torna caldino e va bene così, perché bisogna prendere quello che ci danno. Ciao Ara 558, un abbraccio anche a te tesoro. Ecco, guarda, mi sono messo gli occhiali da subito, allora sono meno bella, però sono bella lo stesso e così riesco anche a leggervi. Qua c'è un'Antonella, adesso siete tanti tutti in una volta, come faccio a leggervi tutti, a dire a tutti quello che vorrei dire? Allora, io ho visto che abbiamo pubblicato, no, ho visto, lo so perché l'ho fatta io, la ricetta dei quadretti di domenica, spero che vi sia piaciuta, anche quello mangiare che una volta passate tutte le feste, magari un po' di brodo è rimasto e si mangia volentieri. Anche se poi so che abbiamo fatto la panna cotta, oggi la torta al cioccolato, non sono decisamente detox dopo festa, però insomma, piuttosto che niente, meglio piuttosto, così dicono, Va bene. E comunque sono ricette valide, sono ricette buone, è che dobbiamo per forza, dice sta cosa che perché siamo stati bene prima dobbiamo stare male dopo, perché siamo stati bene prima e stiamo bene anche dopo. Grazie dei cuoricini, chi sei? Beh, va bene, Emanuela e una persona stanno guardando, forse non sono quelli dei cuoricini, grazie che hai mandato i cuoricini, va bene. Saluto Silvia, ecco adesso. Pigio, così ti saluto, ti rispondo, credo di averti risposto. Dimmelo, ti ho risposto? Oh, che carina, dice Silvia, bellissima come no, beh, insomma. Però va bene, sono contenta, sì, sono bella dentro perché sono felice, allora sono serena e vuol dire che va bene così, lo auguro tanto a tutti quanti voi, sapete? Benissimo, di cose nuovissime, nuovissime non ne ho tante. Ora, perché stiamo lavorando per farvi delle sorprese, io e qualche amico mio, e poi staremo a vedere se le cose vi piacciono, dite che vi piacciono, se non vi piacciono ce lo dite. Allora, Giovanna Dabiano Molini e altri tre partecipano. Cosa vuol dire partecipano? Che siete qua, guardate come c'è una bella rosa blu. Ma c'era una canzone, una rosa blu, che mi piaceva anche tanto, per dire la verità. Che bella cosa, non me la ricordavo neanche più. Ma siete ben tanto utili, beh, è così bello parlare, stare qui con voi e avere tanta gente intorno, giusta come voi. Adesso andiamo a vedere, come sempre facciamo di lunedì, che cosa succede, chi c'è, chi non c'è. Io non so se siete tornati già tutti al lavoro, i miei nipoti oggi sono tornati a scuola.
come tutti i bambini, come tutti quelli che vanno a scuola. Aspetta, questo bastoncino mi sta venendo male il braccio sinistro, ho sbagliato anche a metterlo, però va bene. Allora, i bimbi sono tornati a scuola, io credo che anche le fabbriche, perché mio figlio che lavora che è alla Ducati, anche lui è andato al lavoro, quindi mi sa che siamo tutti al lavoro, chi più e chi meno. Quindi buona giornata per tutti, avremo tutti delle novità e anche tutti delle cose vecchie. Vi saluto, se qualcuno per caso non è andato a lavorare me lo dice per piacere, così sono felice insieme, capito? Ecco, voi ditemi e scrivetemi sempre da dove mi scrivete, così posso rispondere. Poi perché lo sapete che sono pettegola, mi piace sapere com'è il tempo in tutta Italia e anche non solo in Italia. Mi piace sapere come sta la gente in una città diversa da Bologna, qua c'è uno che saluta, saluto. Perché? Sapete perché? Quando c'è l'icona la vedo subito. C'è l'icona, c'è la manina che fa... ora partecipa. Ho inviato un saluto, va bene. Adesso andiamo a vedere di là chi c'è, chi non c'è. Abbandoniamo i portici e andiamo a salutare tutti. Va bene, qui vedo arrivare dei cuoricini, sono molto contenta. Oh, qui c'è una persona, allora non vi guardo, voi buongiorno, adesso. Buongiorno, buongiorno, good morning. Era fare il corso di Natale. Ah, va bene, allora ci vediamo giovedì. Sì. Giovedì. Bene. Allora, adesso però non ho ancora firmato la liberatoria, quindi non lo riprendo. Invece qua abbiamo finalmente tornata anche lei dalle feste, la nostra Alessia. Ciao! Ciao cara, come buongiorno. Va? Molto bene. Sì, molto, sei contenta che sei potuta tornare? Sì, anche decisamente. Io sono contenta che sei tornata. Bene, ti ricordi ancora tutto? Certo, Ah, sì, sì. La certezza, lei sapete, è la professionista, sta facendo il corso professionale. Qui ci sono tante sfoglie, adesso ve le faccio vedere, che si stanno asciugando e queste sono sicuramente dei beginner, come dice mia figlia. Sono gli amatori che fanno la giornata, fanno una giornata sola, ma in una giornata fanno tortellini, tortelloni, tagliatelle, si divertono. Anche noi ci divertiamo con loro. Oh, qui chi c'è? Qualcuno che fa gli strozzapreti. Ci provo, buongiorno. Buongiorno, tu chi sei? Sono Laura. E fa gli strozzapreti. Ci provo. Da dove arrivi? Vengo dalla Svizzera tedesca. Oh, sono stata alla Svizzera tedesca, Zurigo. Mi è piaciuta? No, non mi è piaciuta per niente. No. No, la gente è troppo seria, troppo silenziosa. Allora, sembravamo... Sì. Sì, tutti silenziosi, tutti bravi, ci hanno fatto sentire un po' saccoloni, però... Dovevi avere la guida, dovevi chiamare... È questo, guarda, quando tornerò io chiamami. Ti avviserò sicuro, va bene? Sì, va bene. Grazie, ma poi tu parli tanto bene italiano che tu non sei proprio svizzera tedesca. No, le mie origini sono partenopee. Ecco che salta fuori Napoli! Che troppo bella, va bene. Stai bene. Benvenuta, buoni grazie. Strozzapreti, quindi tu grazie. Torni perché stai facendo sì, i strozzapreti. Sì, io torno. Tre giorni. Sì. So tutto, hai visto come sono preparata? Sì, sono bravissima. Ciao Vale. Ciao. Bentornata anche a te, hai passato bene le feste? Sì, passato e bene. E la Befana ti ha portato i regali? Il carbone. Ah! Ma insomma, qui ci sono degli altri strozzapreti, però devo venire dall'altra parte perché altrimenti col bastoncino, aspetta che faccio anche saluta, cioè ragazzi sto diventando di un'efficienza mostruosa. Tu chi sei? Di... Io sono Maria e sono la mamma di Laura e vengo dalla Svizzera. Ah, anche te però sì, anche sei partenopea. Sì, si sente. Forza Napoli, sì. Campione d'inverno. Sono contenta, quest'ora anche Maradona è contento. Sì. Quindi anche lei strozzapreti. Bene, sono molto contenta che siate venute qui da noi oggi. Sì, anche bene. Noi. Bene. Adesso vediamo che lei chiaramente non è di Napoli. Tu non sei di Napoli? Ciao. Your name, please? Rachel. Mi chiamo Rachel. Rachel, e arrivi da Taiwan? Taiwan. Bene, chissà, forse non sei, non, forse sei una delle prime, no, forse prime no, però non ci siete sempre qui da noi. Bene, com'è Taiwan? Bello. Bello, come, che stagione è adesso? Inverno. Come però, qua? Sì, e però fa meno freddo. Beh, sai come facciamo noi, non lo può fare nessuno, solamente quelli della Svezia, allora loro fanno più freddo di noi. Brava, stai facendo tortelloni, fai vedere. Brava. Tortelloni made in Taiwan, no, made in Bologna anche questo. Benvenuta, grazie. Grazie.
E qua, oh ragazzi, qua c'è la cosa si fa seria. Non so se voi li vedete, questi tortelloni, li vedete? Perché io vedo che c'è scritto dappertutto, non vedo se li vedete. Sì che li vedete. Qui la cosa si è fatta seria. Ma chi è questo che fa dei tortelloni così? Andiamo a vederlo. Allora, chi sei tu? Ciao. Your name? Hide. Hide? From Japan. Giappone, Giappone. Ecco perché loro fanno tutto preciso, dovete sapere, fanno tutto preciso, preciso. Fotocopiatrici, fanno, fai vedere una cosa, guarda, 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 fai vedere. Ta-da! Anche questo non è made in Japan, made in Bologna anche lui. Bene, grazie. Buona giornata. Buona giornata. E te Mariotti, fammi Olè. Vedere. Buongiorno. Tu? Da dove arrivi? Sempre da Castelmaggiore. Sempre da Castelmaggiore. Sei non monotono, mi sposto, ma, monotono, non mi sposto monotono, ma nessuno da mi regala dire, mai guarda. Delle case, io veramente. Monotono, però benvenuto anche tu. Grazie. Bene? Allora, aspettate perché adesso c'è l'asso, qua c'è l'asso della scuola. Dov'è? Lala! Ciao, buon anno! La nostra maestra Spisni, la più maestra di tutte le maestre. Hai senso il me, qua, No, hai senso anche a me, no, hai senso anche a me, Buongiorno, bentrovati buongiorno. Tutti quanti. Bene. Ciao da QSB, facciamo la spoglia che oggi, pensa, anno nuovo, vita vecchia, noi facciamo la spoglia. Siamo bene. Fortunate noi che abbiamo questa vita vecchia, sai cara, buona giornata. Un bel po'. Siamo ben fortunati che possiamo fare questa vita vecchia, andiamo a vedere perché ci sono altri due allievi, una la conoscete già, ma uno è nuovo, spoiler, Allora salutiamo prima la Nicoletta perché la salutate e la conoscete già. Buongiorno. Bentornata. Grazie, bentornata. Grazie, mille, grazie, grazie a te, ci ha portato la cioccolata inglese, buonissima, l'ho mangiata anche stamattina per questo me l'ho lo porto ancora. No, senza l'obbligo, però se vai da tua figlia la gradiamo volentieri. Vedete bene. È tua questa? Sì, sì. Guardate che bel lenzuolone che ha fatto, si vede? Scherzano, no, i miei allievi, la gente così non me ne viene fuori, a me non c'è niente da fare. Adesso vediamo la carta nuova, che dovete sapere, lui è un mio allievo, allievo di ciao, un mio allievo. Buongiorno. Buongiorno, come ti chiami? Bene, mi chiamo Mukesh. Mukesh. Sì. E lui è un allievo di un mio allievo, che ricordo sempre con tanto affetto, bravissimo peraltro, Cosa Q. Bravo Cosa Q, l'hai abituato bene, gli hai insegnato bene, è venuto a perfezionarsi. Grazie. E io sono molto contenta grazie. Che tu sia venuto qua. Adesso lui comincia oggi, per cui sarà un volto noto nei prossimi 3 mesi, vediamo come se la cava, se diventerà, chissà che l'allievo non superi il maestro. Attento Cosa Q, che questo è bravo, attenzione. Bene, buona avventura, buona giornata. Grazie. Bene. Allora ragazzi, adesso vado a vedere, penso di avervi detto tutto, va bene, quadretti bene abbiamo noi, gli allievi li abbiamo visti, perché deve sapere mi faccio il canovaccio da sola, perché poi sennò quando sono qui e mi perdo a fare le charle con voi, allora guardate, ho già messo su il brodo, si vede? No, non si vede, sì si vede, ho già messo su il brodo, mi sto preparando al rientro anche io, adesso dovrò fare il ragù. Ho sempre i capelli per aria, però non ha importanza. Ma siete ancora qua voi due? Adesso io volevo salutare anche la Nina, cioè l'Ivanina. Posso farvi un attimo voi due? Lui non sì. Lo prendo, salutatemi le persone. Ciao, buon lunedì. Buon lunedì a tutti. Ciao. Grazie, scusa, lui non lo posso riprendere perché ancora non ha firmato, va bene. Allora, però intanto vi saluto tanto tutti, soprattutto il Bert che sarà ancora qua, saluto Ruggero, saluto tutti quanti e vi dico state pronti perché arrivano le novità. Ciao amici, state bene e buon lunedì, buona settimana, buon tutto a tutti quanti, sapete, statemo bene, ciao!